Direi di continuare ad investire nell'innovazione e nell'efficientamento energetico. All'agricoltore do il consiglio di rimanere sul tema di questa parola energia, sia dal punto di vista della qualità alimentare che ogni giorno ci dà l'energia e continuare in quello che vediamo oggi, l'energia all'interno delle reti del gas, inserendo questo biometano che finalmente è arrivato a noi. Coraggio nel continuare il percorso virtuoso di convertire i reflui e gli scarti agricoli in energia. Ricercare sempre partnership affidabili. Di guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato. Di lavorare sempre verso l'innovazione, come ad esempio la cattura della CO2 dal biogas biometano. Adottare soluzioni energetiche innovative. Continui investimenti e modernizzazione delle strutture. Di utilizzare al meglio i materiali che sono presenti in azienda. E ottimizzare i propri processi produttivi e rendere la propria azienda sostenibile e competitiva. Di stringere collaborazioni con partner tecnologici per riuscire a tirare fuori il meglio da queste risorse che saranno sempre più importanti per il nostro futuro.